messaggio del dottore Luigi Dei. E anzi, questo che ha detto io non si sente? Non si sente? Si sente. Il rettore ha detto: io non mi faccio rappresentare, perché se mi facessi rappresentare non potrei mandare il messaggio. E invece ci tengo che il messaggio ci sia e che venga letto. Sono davvero rammaricato e dispiaciuto di non poter essere con voi, ma come forse sapete, oggi la conferenza dei rettori dell'Università Italiana è riunita a Pisa al mattino e successivamente nel pomeriggio avremo la cerimonia delle scuse e del ricordo in occasione dell'80° anniversario della promulgazione delle leggi razziali. Un appuntamento denso di significato al quale non potevo né volevo mancare, altrimenti sicuramente con grande piacere avrei presenziato e sarei intervenuto alla presentazione del bel libro Italia e cultura, cultura e identità europea, atti della 4ª conferenza nazionale dell'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiana. E qui mi prometto per dire che anche noi abbiamo mandato una lesione a questa significativa manifestazione di Pisa e purtroppo non sapevamo quando abbiamo deciso questa iniziativa della concomitanza, se no probabilmente avremmo pensato diversamente, ma è evidente che il nostro pensiero sta con questa importante iniziativa. Prosegue il rettore. Parlare oggi di Italia e di cultura, o meglio di Italia e cultura, che è il titolo che noi abbiamo voluto per i nostri libri, induce a tante riflessioni, alcune mi permetto di dire amare. È un periodo molto delicato per l'Italia, per l'Europa e per il mondo. Accanto alle mille contraddizioni economico-sociali assistiamo forse anche a un possibile declino del ruolo della cultura nella società. Qualcuno sostiene che si stia esaurendo la grande spinta propulsiva della rivoluzione dei lumi che ha schiarito la civiltà umana negli oltre 2 secoli passati e che potremmo scivolare verso oscurantismi e razionalismi dall'esito imprevedibile con un conseguente declino della cultura come motore di progresso. Io, dice il rettore, sono più ottimista e credo che alla fine la ragione finirà per riportare l'umanità sulla corretta strada. Certo che il tema della conoscenza, della ricerca, della creatività in tutti i campi necessita oggi più che mai benzina e propulsione, già che spesso si ha l'impressione che la profezia di Isaac Asimov circa quel giorno fatidico in cui l'ignoranza avrà pari opportunità rispetto alla conoscenza stia avverandosi. La modificazione drastica e quasi brutale dei mezzi di comunicazione che hanno tolto ogni filtro al diffondersi delle notizie rischia davvero di promuovere una democrazia dell'ignoranza e un annegamento della cultura. Dobbiamo reagire reclamando il diritto che è quella tradizione che ci fa dire che l'Italia è cultura e che possa proseguire e proliferare sempre più capillarmente. Per far questo tutti gli intellettuali devono scendere dallo scranno e democraticamente, nel senso più vero del termine, accettare la sfida di portare la conoscenza porta a porta, senza protagonismi, né sussiego, con umiltà e modestia, accogliendo critiche e stimolando il senso critico e il pensiero creativo. È una bella sfida per la quale tutti, in primis gli accademici, abbiamo il dovere di operare. Se avremo questa forza e questo coraggio, i giovani di oggi, fra qualche decennio, potranno continuare ad affermare che Italia è cultura e non che Italia era cultura, o peggio, fu cultura. Grazie dell'attenzione e un carissimo e sincero augurio di buona presentazione. L'avete visto tutti, è arrivato nel frattempo il sindaco Dario Cardella. Prenderà la parola quando vuole, naturalmente, vedete la consigliere regionale anche Tita Meucci che è qui presente. 10 minuti forse di molto sintetica introduzione. Allora, che cos'è l'AICI? L'AICI è un'associazione del tutto libera, ci si può entrare o non entrare, però ha 105 soci che rappresentano la gran parte delle istituzioni culturali più importanti del nostro paese. Dall'Accademia della Russia, che è rappresentata da Marazzini al Museo Galileo, ma qui ci sono anche istituzioni toscane molto nobili, vedo la Raghianti davanti a me, vedo l'Accademia Etrusca di Cortona, sono venute con noi il Gramsci di Torino, non so se c'è anche già arrivato il Gramsci di Firenze, il Gramsci di Torino era presente con noi, il Gramsci di Bologna, con Siriana Soprani, che è autrice di una parte di questa che ha condotto questa ricerca di cui parlerò fra breve, e il nostro segretario generale Enzo Morreale, e abbiamo anche presente l'Unione Accademica Italiana nella figura del suo presidente, il professor Scandale, e così via. Che cosa unisce l'Accademia della Brusca
con una fondazione musicale, diciamo per esempio il nostro social, o con una fondazione politica. Unisce il desiderio di fare rete della cultura, rete in senso più ampio. Pensate che il nostro presidente del revisore dei conti è il presidente della fondazione Collodi, che è Francesco Bernacchi, che è qui presente. Unisce il desiderio e la consapevolezza che oggi, come del resto veniva detto, o fai rete o condividi conoscenze e ricerca o vieni emarginato dal flusso degli avvenimenti e anche dell'attenzione. Ecco perché volontariamente queste associazioni si sono messe insieme e abbiamo deciso anche di fare ogni anno una conferenza nazionale, quella di quest'anno a Ravello, dedicata all'anno europeo del patrimonio culturale, nelle sue quattro accezioni: patrimonio culturale materiale, immateriale, digitale e ambientale. Scegliamo un argomento e l'ultima che abbiamo svolto è quella di Trieste, che verrà ora oggi presentata. Ma approfitto subito del sindaco per dire che noi vorremmo fare quella del 2019 a Firenze, perché noi seguiamo una regola non scritta: nord, sud, centro. L'anno prossimo tocca al centro e tutto sommato credo che nessuno potrebbe accusarmi di campanilismo se la nostra prossima si svolgesse a Firenze. Quindi spero veramente, anzi abbiamo voluto questa iniziativa per propiziare questo avvenimento, per farci anche più conoscere. Nel volume che presentiamo c'è tutta una parte che è una inchiesta. Sapete che in genere alle fondazioni non piace rispondere quanti dipendenti hai, come ritratti, come riassunti. Beh, stavolta una gran parte ha risposto. E questo ha consentito di censire tutti i 1350 collaboratori a vario titolo, e la loro tipologia contrattuale, il loro modo, l'età delle fondazioni. Abbiamo visto che la stragrande maggioranza delle fondazioni è nata tra il 1950 e il 2000, il che significa che anche i loro protagonisti spesso hanno, come dire, una esperienza piuttosto ampia. E allora, non la voglio fare lunga, ma una delle iniziative di maggiore successo che abbiamo svolto è questa. Quando facciamo queste conferenze nazionali, i nostri soci si pagano la partecipazione dei loro presidenti e dei loro direttori, ma invece noi gli paghiamo la partecipazione di un personaggio sotto, o di una personaggia sotto i 35 anni. E l'abbiamo fatto per due anni, c'è Michael Bosetti che poi ne parlerà meglio di me. Abbiamo in questo modo creato un nucleo di manager culturali in formazione, proprio perché siamo convinti che vale anche per le istituzioni culturali il motto rinnovarsi e perire. Un tempo il nostro successo si misurava da quanta gente, Galluzzi è bravissimo nel raccontare questo, veniva fisicamente nelle biblioteche, oggi si misura su quanti ti hanno consultato in internet. Un tempo se facevi una conferenza con un po' di persone ti sembrava già di avere dato di volta alla cultura, se la tua rivista toccava 200-300 persone, mi sembrava già di aver influenzato l'opinione pubblica. Oggi se non ci accorgi, la presenza in rete, lo streaming, il Facebook in diretta o comunque perlomeno la possibilità di metterlo su internet, eccetera, non hai, di fatto non sei riuscito a svolgere un'azione di questo genere. Ecco perché tutti insieme cerchiamo di stimolarci ad un profondo rinnovamento, a una profonda consapevolezza dell'innovazione tecnologica, però al tempo stesso anche di una cosa che va detta con molta chiarezza, che oggi è un momento di un vero e proprio riarmo culturale. Abbiamo bisogno di un riarmo culturale nel nostro paese, perché abbiamo in qualche modo evitato che la cultura diventasse l'elemento di confronto necessario e pregiudiziale sia per l'attività politica, sia per l'attività civile e per l'attività sociale. Forse ce lo siamo meritati per le nostre difficoltà nell'adeguarci. Però certo questo prezzo lo paghiamo. Lo paghiamo perché la classe politica, la classe dirigente in genere, dovrebbe avere nella diversità delle ricette politiche però un certo fondamento di preparazione comune, un certo linguaggio comune. Oggi questo spesso non lo vediamo, non c'è più questo linguaggio comune. Noi dobbiamo fare un vero e proprio riarmo culturale contrapponendosi in questa direzione. Naturalmente con i fondi adeguati, tra l'altro abbiamo qui la nostra Irene Sanesi, che è specialista in tutte le forme di sgravi fiscali, di crowdfunding e di tutte le diavolerie che si possono oggi trovare per finanziare, perché noi abbiamo difeso con successo il finanziamento pubblico. Dopo la crisi del 2008 era sceso almeno della metà,
contributo complessivo alle fondazioni era sceso a meno della metà del periodo precedente. Noi l'abbiamo riportato a quel livello e anche un po' di più. Però siamo consapevoli che non è l'area dell'incremento delle risorse pubbliche. Non si può pensare che la nostra azione possa svolgersi sotto quell'area. Il problema è attirare interessi e attenzioni private. C'è molto da migliorare su questo terreno ed è quello che cercheremo di fare. Ma soprattutto anche questo nostro girovagare nel territorio, da Torino, a Conversano Bari, e poi a Lucca, e poi a Trieste, e domani appunto a Ravello, e domani l'altro spero a Firenze, noi vogliamo creare anche un rapporto molto stretto con le istituzioni. Pensate che se le regioni italiane mettessero uno sull'altro i loro bilanci della cultura, superano abbondantemente il bilancio del Ministero. Ora è evidente che ogni regione deve farsi fatti i suoi, per carità, però ci potrebbero essere delle linee, delle tendenze, dei punti di orientamento che possano in qualche modo tonificare l'ambiente più generale. Noi abbiamo appunto, come dicevo, ben 15 membri che vengono dalla Toscana e poi abbiamo nel Consiglio di Presidenza una toscana, cioè Margherita Azzari, che ci rappresenta nel nostro Consiglio di Presidenza la Società Geografica Italiana. Insomma, è un bel pezzo di società civile. È di moda oggi valorizzare il volontariato, ma il volontariato culturale si pensa un po' di meno, lo sbaglio. E forse è venuto il momento di sottolinearlo. Ecco perché una delle nostre iniziative, il 17 ottobre a CNEL, insieme all'Unione dei Commercialisti, sarà proprio un seminario sul rapporto fra legge sul terzo settore e istituti culturali. Insomma, cerchiamo di creare un ambiente favorevole al dipanarsi delle iniziative culturali che sono evidentemente autonome e soprattutto a invertire una certa tendenza. Quando noi abbiamo cominciato questo mandato, girava questa slogan: la cultura non si mangia. Bene, per noi la cultura si mangia, è un buon sapore. Abbiamo visto, come avete visto, ed è un segnale di attenzione molto prezioso, il sindaco Nardella vi dà volentieri la parola. Anzi, guadagnerei prestigio e competenze, quindi anzitutto ringrazio l'amico Spini per questo invito al quale ho voluto aderire, anche se scusa non potrò trattenermi a lungo, proprio per l'introduzione che Spini ha fatto in questo incontro odierno all'Università di Firenze, perché come sindaco sento forte l'esigenza che si rimetta al centro del dibattito pubblico e dell'attenzione dei media, oltre che della società civile, la questione culturale, chiamiamola così. E il titolo Italia, lapsus, non è forse a caso, Italia è cultura, si potrebbe dire altrettanto di Firenze ovviamente, è un titolo che al di là del tono assertivo nasconde un grido di dolore. Forse anche, da quello che abbiamo sentito, il desiderio di tornare a riaffermare qualcosa che comincia ad essere trascurata, relegata in un luogo marginale della vita quotidiana e collettiva del nostro paese. Si parla di Europa, sono imminenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, sarà il passaggio più difficile per certi aspetti drammatico dal dopoguerra ad oggi, e si parla ovviamente di Italia. E non c'è dubbio, a mio avviso, che la cultura è tornata ad essere l'unica vera, efficace risposta al momento che stiamo vivendo, che è un momento di grande smarrimento, non solo in Italia, in Europa, ma in tutto il mondo, nel quale la politica non riesce più ad interpretare quella ancora, quel punto di riferimento dal punto di vista etico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche civile, che in passato, in altri periodi, è riuscita ad essere.
questo smarrimento si aggiunge anche ad un aumento del divario sociale tra i cittadini, che genera odio sociale, intolleranza, egoismo, paura, fragilità, sentimenti dai quali molte forze politiche attingono, utilizzando proprio la ignoranza dilagante, sotto tanti punti di vista, non soltanto nel senso di mancata informazione, ma anche proprio nel senso di capacità di discernimento e assenza di consapevolezza della dimensione che si vive, o smarrimento anche di una capacità analitica e critica verso ciò che ci viene propinato nel dibattito politico, nel dibattito pubblico. Ecco, potremmo dire che ci si trova in una tempesta perfetta, dove il combinato disposto di questa ignoranza dilagante, nel senso di assenza di strumenti, di critica, di analisi e dunque anche di difesa del cittadino, insieme all'aumento del divario sociale, delle diseguaglianze sociali, con la politica sempre più frammentata, che rinuncia alla funzione di guida e invece di anticipare i processi, leggerli, non fa altro che svolgere una sorta di cassa di risonanza delle paure e delle fragilità, questo combinato disposto può essere deflagrante e può letteralmente, io non uso mezzi termini, può letteralmente distruggere tutto il progetto europeo. Valdo è stato uno dei fiorentini che più in assoluto ha spinto, anche con la Fondazione Rosselli, verso, diciamo, la costruzione di una coscienza europea, anche di un progetto politico e culturale europeo. E credo tu non possa non essere d'accordo con questa preoccupazione, del resto lo hai anche detto. Oltre che membro della Convenzione Europea, in un momento diciamo, di passaggio che sembrava aprire ad una fase di grande sviluppo anche dal punto di vista dell'unificazione politica, non soltanto dell'unificazione economica dell'Europa. Allora, cosa fare? Non possiamo più stare alla finestra. Ecco, l'appello che fa anche Valdo Spini attraverso questa iniziativa promossa dall'associazione AICI deve uscire fuori da queste stanze, vorrei dire anche dalle stanze degli addetti ai lavori, dove siamo tutti inevitabilmente d'accordo, ma siamo pochi, siamo una minoranza della minoranza di quello che in questo momento c'è nel nostro paese, nel nostro continente. Quindi uscire fuori e tornare a svolgere una funzione anche umile di divulgatori, con però una grande forza combattiva, perché non è più il momento di esitare. E mi sembra quanto mai opportuno questo appello a tutte le forze culturali, intellettuali, a tutte le istituzioni, che devono riuscire a creare un cartello, lo chiamerei così, ad una rete forte e solida che torni a pretendere che i cittadini si fermino, riaccendano i loro cervelli e ricomincino ad essere protagonisti e non sudditi, passivi di una omologazione spaventosa. Protagonisti veri, reali, quindi anche partecipi di un movimento culturale. Certo, però noi dobbiamo chiedere un impegno vero da parte dei mass media, questo lo voglio dire, che si stanno abituando a questo appiattimento, a questa omologazione mostruosa. Forse nel disperato tentativo di vendere qualche copia, qualche informazione o qualche secondo di pubblicità in più, forse, ma la prova dei fatti dimostra che non paga l'omologazione, il conformismo di un sistema dell'informazione che ha smesso di indicare la strada alla comunità, ha smesso di alimentare un dibattito vero sulle questioni, e sembra completamente subalterno al vento che spira. È necessario che il mondo delle informazioni, gli intellettuali, i giornalisti, i critici, gli opinionisti facciano un serio esame di coscienza. Lo facciano anche loro, visto che la classe politica non ha alcuna intenzione di farlo, per un serio esame di coscienza, e mi riferisco a tutte le parti, inclusa la mia. Perché siamo di fronte ad una classe politica italiana che è più preoccupata
dalla propria, diciamo, sopravvivenza che dalla sopravvivenza del paese. La dimostrazione di questo c'è data dal fatto che negli ultimi 30 anni, non si tratta secondo me di fare un facile processo solo agli ultimi mesi o agli ultimi 3 anni, negli ultimi 30 anni la politica italiana ha smesso di selezionare le classi dirigenti e ha alimentato un modello culturale e formativo, universitario anche, che si è allontanato dalla selezione delle classi dirigenti. In Italia nessuno più ha svolto questa funzione. Qual è il risultato? Che un paese come il nostro, con la grande ricchezza culturale e economica, spesso si trova ad essere governato da persone che non hanno alcun tipo di competenza. Come se la cosa pubblica non fosse preziosa quanto la vita delle persone. Nessuno di noi si sognerebbe di farsi operare da una persona che non ha mai avuto un visto di mano, ma nessuno di noi si interroga su come mai la cosa pubblica, i soldi pubblici, ovvero la cosa più preziosa che una comunità, di cui una comunità può disporre, si possa tranquillamente far gestire da chi non ha la, non ha la pallida idea di dove iniziare a farlo. In questo senso, democrazia deve stare insieme a cultura, non per affermare un modello elitario, diciamo, no? Basato sulla cultura appunto come fattore elitario, ma al contrario, come la cultura, un grande giurista come Massimo Severo Giannini ha scritto sul tema della cultura come valore antropologico, quindi come valore di identità collettiva di un popolo, non come affermazione di una superiorità di un'elite rispetto al popolo, è un elemento che deve tornare a salvare le democrazie. Ora più che mai, la cultura è l'antidoto che può salvare le democrazie, perché la democrazia senza competenze, senza selezione dei gruppi dirigenti, senza analisi critica dei cittadini e dell'opinione pubblica, senza un ruolo attivo, riconosciuto, riconoscibile delle istituzioni culturali, la democrazia rischia di diventare una scatola vuota, pericolosissima e dunque incapace anche di assolvere la sua funzione. Si dice sempre, quando ci sono momenti come questo, che siamo alla soglia di una sfida decisiva. Ora davvero credo che abbia senso dirlo, perché ne va del destino di tutto il popolo, tutti i popoli del nostro continente, dell'Unione Europea. Anche la stessa Unione Europea si è avvizzita, no, Paolo? Si è avvizzita proprio perché ha smesso di lavorare su queste sfide, la sfida culturale, la sfida etica e sociale, e si è limitata soltanto a quella funzione notarile, talvolta anche odiosa, oppressiva, del controllo burocratico dei conti. Ma se c'è un passo che ora si deve fare è proprio quello verso l'unificazione politica dell'Unione Europea, di cui la cultura non può che essere il sostrato, quindi la base necessaria. E chiudo con, diciamo, anche un proposito che poi rilancia quello dell'introduzione di oggi pomeriggio, cioè quello di trovare tutte le forme con le quali noi possiamo arrivare a toccare le coscienze delle persone, quelle che sono più lontane, che non sanno neanche dove si trova la sala del rettorato dell'Università di Firenze. E posso assicurarvi che a Firenze, non per colpa dell'università, intendiamoci, non mi stupirei di trovare tanti fiorentini ignari di dove si trovi l'università piuttosto che dove si trovi l'Accademia della Crusca. Qui è in gioco anche la nostra capacità appunto di svolgere una funzione innovativa e divulgativa. Dobbiamo arrivare ai punti più estremi delle periferie delle nostre città. Dobbiamo arrivare a parlare di queste cose di fronte ai palazzi delle vede e delle piagge, piuttosto che alle case minime di Rovezzano. Dobbiamo pretendere che la scuola non sia solo un luogo di adempimento burocratico di mestiere, ma torni ad essere un motore di formazione civica degli individui. E
si deve in qualche modo ricominciare da capo per molti aspetti. Ora però c'è bisogno davvero della spinta di tutti, di tutte le persone di buona volontà, che le istituzioni culturali facciano sentire con forza la propria voce, magari utilizzando anche gli strumenti di comunicazione moderni, Aldo, insomma, bene o male, come dire, internet e la rete è un fatto, va bene? E il punto è come la utilizziamo e quali contenuti ne portiamo sulla rete. Dobbiamo essere più forti degli altri e dobbiamo farlo perché è davvero in gioco non solo la qualità della democrazia, ma la democrazia stessa. È una missione difficile, io sono voluto venire qui per portare il mio saluto, ma anche la mia disponibilità, quella della mia amministrazione, della città, perché se c'è da armarsi, tu hai utilizzato questo termine, ovviamente del tutto, diciamo, non violento, di armarsi, di coraggio, di energia, di caparbietà, ora è il momento di farlo. Non credo che avremo un secondo appello, non credo, perché se il passaggio politico del rinnovo degli organismi dell'Unione Europea del maggio prossimo sarà un passaggio negativo, credo che dopo 60 anni di progresso pacifico, graduale, illuminato e unico nel genere nel mondo, noi ci avvieremo ad una regressione molto rapida e probabilmente e certamente con esiti del tutto oscuri, imprevedibili e preoccupanti, forse non per noi, ma per la generazione dei nostri figli di sicuro. Quindi grazie e buon lavoro. Qualche saluto, vorrei salutare chi arriva anche da, almeno dal punto di vista della sede della Fondazione da molto lontano, l'onorevole professor Tognon della De Gasperi di Trento. Vorrei salutare poi il nostro ospite di novembre, cioè il professor La Rocca per il Centro Universitario di Studi di Ravenna. Andare a, senza togliere niente a Luca Carlino e ad altre nostre sedi, andare a fare una conferenza nazionale a Ravenna è qualcosa di molto interessante. Direi che intanto volevo rispondere a Dario dicendo che per quanto ci riguarda noi ci troviamo a fare questa conferenza nazionale del 19 a Firenze, spero che le abbiano dato un po' il programma di quella di Ravello, così si rende un po' conto di che cosa ci devono di fare, però il suo richiamo sui nuovi media, noi siamo per carità ancora all'inizio, però noi abbiamo un bel sito, ogni fondazione nostra socia può addirittura inserire le sue notizie senza bisogno di passare con una delle parole d'ordine adeguate, riusciamo, anche qui oggi ci siamo presentati, con delle slide che rappresentano tutti i nostri soci. Una è sbagliata, ma non vi dico quale. Per dire che siamo assolutamente consapevoli di questo fatto. Ora, siamo d'accordo con i nostri tre commentatori che prima di dare la parola ai nostri tre illustri ospiti, cioè dire Galluzzi, Marazzini, Sanesi, vorremmo che proprio Michael Musetti, che rappresenta qui gli under 35, dicesse qualcosa, naturalmente, sulla sua esperienza. Buongiorno, grazie. Buonasera a tutti. Sono Michael Musetti e faccio parte del gruppo under 35. Faccio parte del gruppo Under 35, sono anche il curatore degli atti di cui si parla oggi e anche di quelli della scorsa edizione. Sarò molto breve perché credo che sia importante che siamo i principali ospiti a parlare, ma il mio passaggio sarà molto legato al tema della creazione di questo gruppo e di come questo gruppo potrà, a mio parere, essere un buon volano per lo sviluppo anche di progettualità e di missioni future. Come ha detto giustamente Valdo, nelle precedenti conferenze, ma anche in quella di Ravello, abbiamo avuto la possibilità di mettere a disposizione delle risorse che consentisse a un giovane appartenente alla fondazione, a una delle fondazioni iscritte, a una delle 105, di partecipare. Questo può sembrare banale, ma in realtà è sostanza. È un contributo concreto che dà la possibilità a un giovane o a una giovane under 35 che partecipa attivamente
alle attività realizzate all'interno della propria fondazione di informarsi, comunicare, entrare in relazione con altre fondazioni e soprattutto con altri giovani che condividono con esso o con essa la passione per il tema della cultura. Io sono uno psicologo, quindi da un punto di vista psicologico non posso non fare un passaggio sull'importanza che la dimensione gruppale e organizzativa può avere in occasioni di questo genere. Nei contesti soprattutto informali, infatti, la possibilità di entrare in sinergia e in sintonia con l'altro sono fondamentali affinché si possa creare quella relazione di sintonia tale per cui si possa anche pensare, progettare, ideare qualcosa che in questo momento non c'è. È nella dimensione gruppale, infatti, credo, che si può individuare quell'elemento che nel singolo non c'è. E penso, e su questo tendo a sottolinearlo, che la crisi non debba essere vista come ed esclusivamente una visione negativa. La crisi culturale, sociale ed economica che affligge il paese non solo, secondo me deve essere vista, ma basta anche andare a vedere l'origine della parola stessa, come un'opportunità. Il fatto che, si siano create le condizioni affinché le fondazioni si incontrassero, che i giovani si incontrassero, costituisce di fatto un'importante opportunità affinché quel rinnovamento, quello stimolo, quel modo di rivedere anche la cultura possa cambiare e possa essere determinante, produrre e costruire un contesto culturale e sociale che attualmente non c'è. Si è parlato infatti di come la cultura effettivamente sia e debba essere un elemento trainante. Bene, i giovani che si incontrano, non soltanto i giovani che partecipano, ma anche i giovani e non solo, che questi giovani possono incontrare ritornando nei propri contesti, ebbene, in dimensione anche piramidale esponenziale, la contaminazione può avvenire e gli atti ne sono la dimostrazione. Sono felice di poter dire che sia a Trieste che a Lucca i giovani hanno avuto la possibilità di partecipare, ma di lasciare anche un contributo concreto che potete vedere nella relazione dei workshop. Infatti le conferenze prevedono sempre dei momenti di workshop e gli Under 35 sono stati chiamati, ma in qualche modo si sono anche offerti, ecco, di poter relazionare, esprimere un commento che è stato determinante anche nella riflessione che ha portato anche all'organizzazione della conferenza di Ravello, ecco. E quindi, come dire, un contributo concreto, una restituzione da quale non si può prescindere, che dimostra la volontà dei giovani che partecipano di poter essere un elemento importante e trainante per un cambiamento. Quindi si tende a dire sempre che i giovani, questo purtroppo la politica spesso l'ha detto, che i giovani non hanno voglia di fare, che i giovani non si mettono in discussione. Bene, io non ci sto a dire questo, credo che ci siano dei giovani che hanno voglia di fare e ci sono tanti giovani che hanno bisogno di trovare in altri giovani ispirazione per questo, per mettersi in gioco, per cambiare e per poter credere che si possa fare meglio. Quindi ringrazio l'opportunità che AICI ha messo a disposizione con questi contributi e spero che questa cosa possa andare avanti nel tempo, perché c'è bisogno di giovani che partecipano, c'è bisogno di giovani che si informano, c'è bisogno di giovani che si incontrano, che parlano di cultura con l'entusiasmo che è necessario in un periodo così buio e così critico come oggigiorno. E tutto qua, ecco. Spero di vedervi a Ravello, spero che l'invito appunto promosso da Spini, che la prossima conferenza si svolga a Firenze, effettivamente sia così, perché da Toscano ne sarei certamente contento, e lascio la parola agli altri relatori. Buonasera. Vedo che si agita anche Maria Pia Donat-Cattin, un saluto alla Fondazione Donat-Cattin di Torino, via via, troverò il modo di citarle tutte. Adesso darei la parola a Paolo Galluzzi, che è stato uno dei nostri relatori della conferenza di Conversano e che quindi credo che possa, anche con conoscenza diretta della nostra associazione, cominciare a presentare questo volume di arte. Grazie, Valdo, ti sei dimenticato che non chiamo Luca, ma te lo posso perdonare.
E quindi insisto su questo fatto perché inevitabilmente partecipando con piacere ma anche con frequenza si tende ad essere ripetitivi, chiedo scusa se questo avverrà. Inizierò con un aneddoto fresco. Questa mattina ho avuto, per ragioni che è inutile sottolineare, una lunga conversazione telefonica con l'addetto scientifico dell'ambasciata italiana a Berlino, che si riguardava l'organizzazione di un evento, e per sottolineare la capacità di quell'istituzione, l'ambasciata e l'addetto culturale, di raccogliere un cospicuo pubblico molto significativo, mi ha comunicato a un certo punto che puoi stare tranquillo, ci sarà gente, perché io ho un indirizzario di 250 ricercatori italiani che lavorano a Berlino. Questo dato lo riferisco perché mi pare abbastanza significativo di una situazione non che si sta verificando, certamente ci sono situazioni che si stanno verificando come quelle alle quali faceva riferimento il nostro sindaco, ma situazioni che si sono già verificate e che rappresentano l'altra faccia di quello scenario di, come dire, mancanza di lucidità complessiva nella società civile del nostro paese davanti a questioni di interesse di natura generale. Il fatto cioè che i migliori se ne vanno, perché o gran parte dei migliori se ne vanno, e tra l'altro, come dimostra una recente ricerca, una grandissima parte di quelli che se ne vanno per una borsa di studio, per un contratto di ricerca, non tornano indietro, se non con quei meccanismi un po' ambigui del rientro dei cervelli che non hanno mai funzionato in realtà, perché poi naturalmente da questa parte resta il potere accademico che è concepito nella maniera in cui è concepito, con logiche che non sono necessariamente né sempre quelle del premio all'eccellenza o del riconoscimento della qualità. Ma chiusa questa parentesi che mi sembrava attinente alle questioni che erano state fin qui toccate, le poche parole che dirò si riferiscono per un verso all'apprezzamento, credo di interpretare il parere di tutti i presenti, per lo sforzo che l'AICI ha fatto di darci una dimensione quantitativa, di condurre un censimento di quella che è la galassia degli istituti culturali italiani che afferiscono all'AICI, ma che quel gruppo è fortemente rappresentativo della totalità degli istituti culturali italiani. Questo primo tentativo credo che meriterebbe di essere non l'unico, ma sulla base anche di alcune osservazioni che sto facendo, ma altre ne avranno fatto i colleghi più autorevoli di me, potrebbe essere affinato in maniera che ci dia una rappresentazione intelligente e soprattutto intelligibile di quella che è la situazione di questa galassia. Per esempio, ritengo che sarebbe importante, anche se questo non mi pare un elemento che può dare qualche fastidio, ma non mi pare necessariamente riservato, che noi riuscissimo a tabulare di questi oltre 100 associati quali sono le dimensioni medie del bilancio annuale nell'ultimo triennio. Ci vuole un triennio perché queste istituzioni possono avere, come dire, delle assunzioni di ossigeno improvvise molto forti, ma poi alle quali segue una mancanza d'aria programmatica, quindi sul triennio si riesce a capire quali sono le risorse, perché il discorso sulla valutazione purtroppo parte da quella constatazione, perché quella ci dà la misura, è come la pressione del sangue, ci dà la misura della capacità operativa che può avere un'istituzione culturale. Questo quindi lo raccomanderei dai dati che si evincono dagli istogrammi e dalle torte che sono confezionate in questo volume. L'impressione è che
vi sia una quota molto alta, numericamente alta, di istituzioni molto piccole. Molto piccole non significa non qualificate, naturalmente, perché ci possono essere grandi non qualificate e piccole molto qualificate. E questo è un elemento del quale non si può non tenere presente, sia quando ci si interroga su come gli istituti culturali possano diventare punto di riferimento per un'occupazione giovanile di qualità, un'occupazione giovanile di laureati o addirittura di dottorati, naturalmente, e come a loro volta questi dottorati possano contribuire a trasformare istituzioni che hanno sulle spalle spesso molti decenni di storia, in alcuni casi anche più di un secolo di storia. Quindi suggerirei con forza che l'analisi sulla fisiologia, non posso definirla così, delle singole istituzioni fosse oggetto, sempre che si parla di autonomia, quindi che uno è libero di non dare i dati, si intende, se si facesse lo sforzo di capire qual è, aggiungerei anche la geografia, nel senso di distribuzione territoriale, ma quella più o meno la conosciamo e anche conosciamo perché è drammatica, come ci sottolineava adesso, perché al sud praticamente questa realtà non c'è, forse anche l'idea di vedere comparato lo stato generale della società civile, dell'economia, dell'industria e anche di questo settore dà qualche indicazione utile a capire dove siamo e verso dove stiamo andando. Però, a parte questa osservazione, che poi è una proposta, è un suggerimento, e che è pieno di indicazioni, secondo me, una volta che avessimo questi dati, su come anche l'AICI può esercitare in maniera più incisiva, ancora più incisiva, favorendo le sinergie tra chi è più dotato di risorse e chi ne è meno, per sviluppare progetti interaccademici, intendo dire interistituzionali naturalmente, che colleghino e compensino questi sbilanciamenti, credo che questi dati sia opportuno cercare di acquisirli. Sulle tabelle farei un'ultima osservazione. Mi pare evidente, e non lo dico per fare la difesa di alcunché sia sul piano politico, che se avessimo misurato il numero di collaboratori dipendenti 5 anni fa, avremmo avuto forse non un riscontro complessivo molto diverso, ma certamente una percentuale delle diverse categorie di forme di collaborazione diverse. Qui si vede chiarissimamente l'effetto del geotag. Si vede chiaramente che un quarto oggi dei collaboratori degli istituti hanno contratti a tempo indeterminato. Lo so benissimo perché io dirigo un'istituzione che ha probabilmente le quote tra le più alte dei dipendenti in forma di contratto a tempo indeterminato, siamo una cinquantina di dipendenti. Prima di 5 anni fa quei dipendenti erano 14 e a seguito dell'emissione delle norme è apparso opportuno, per diverse ragioni, comprese anche dei vantaggi dal punto di vista economico, trasformare quelli che erano i co-co-co, che poi erano diventati co-co-pro, in contratti di collaborazione a tempo indeterminato. Rimane, anche su questo direi che dovremmo un po' fermare lo sguardo, nella torta che distribuisce le diverse forme di contratto in cui viene ripartita la cifra complessiva di 1370 e qualcosa, se non ricordo male, dipendenti, 1343 per l'esattezza, nel comparto non dei 100 e passa ma dei 70, no? che hanno restituito, che dà sostanzialmente a livello di impiego a tempo determinato una media di 4,5 addetti per istituto, che non è neanche male come media, ma che purtroppo è molto sbilanciata perché ci sono istituzioni che hanno 50-60 dipendenti, quindi ce ne sono altre che ne hanno uno o non ne hanno nessuno, quindi un elemento che ci dà una geografia e una fisiologia molto importante per articolare un ragionamento e per immaginare di sviluppare un progetto di collaborazione. Chiusa questa breve serie di osservazioni, con altrettanta, spero, brevità,
vorrei tornare su un tema che è già emerso da questa introduzione come cruciale per le politiche dell'AICI e peraltro emerge molto chiaramente dagli interventi di coloro che hanno partecipato alla riunione, al meeting di Trieste. Il transito di molte delle attività di elaborazione, di comunicazione, di archiviazione dei dati culturali in supporti digitali. Questa è la sfida della informatizzazione, come molte espressioni vengono. In fondo è, se volete, in gran parte quella espressione colorita che ha usato Baratta in quell'occasione, che è il riarmo culturale. Oggi il riarmo culturale passa nella capacità di maneggiare quel tipo di comunicazione, di utilizzare in maniera intelligente quel tipo di linguaggi, di saperli stabilizzare e di sapersi avvicinare. Noi abbiamo come target ultimo il cittadino, prima di quello abbiamo lo studioso, lo studente, la persona che intende documentarsi e informarsi da fonti accreditate. Ecco, quella sfida ne abbiamo parlato a Lucca, se ne è parlato a Conversano, sta lì sul tappeto, appare un oggetto sempre più voluminoso perché è sempre più invasivo, la dimensione dei social media ha assunto contorni che sono quasi privi di confini e che sembrano assolutamente ingovernabili o anche incomprensibili da un certo punto di vista, ma è evidente che quello è il territorio competitivo naturale per gli istituti culturali, se non fosse altro perché è un territorio che le università non hanno finora sostanzialmente occupato. Le università nelle digital humanities, io non parlo dei professori universitari, né parlo dei singoli dipartimenti, io parlo del sistema universitario, come tale ha utilizzato questa nuova opportunità certamente nel mettere in rete i curricula dei professori, nel rendere gli ordini di sillabi, dei programmi di corsi, nel facilitare tutta la parte amministrativa e di esecuzione delle registrazioni, ma diciamo i grandi progetti di digital humanities non sono usciti dalle università italiane, sono pochi quelli che sono usciti dalle università italiane. Sono stati molto più avanzati, concepiti, sviluppati e realizzati, delle volte senza riuscire a portarli a termine, dalle istituzioni culturali o magari da qualche istituto del CNR che ha delle condizioni simili a quelle degli istituti culturali, una sede propria, un organico, una dotazione strumentale, una serie di autonomie che negli istituti culturali sono una grande risorsa che non dobbiamo mai abbandonare, che consentono di prendere rapidamente delle decisioni, naturalmente delle volte anche sbagliate, però di prendere delle decisioni e di essere immediatamente operativi. Non sorprende pertanto che a Trieste si sia parlato di questo riarmo digitale, lo vorrei trasformare così quell'espressione, anzi di un armamento digitale, perché non c'è stato un passato nel quale, come con le armi vere, questo era avvenuto. E credo che qui l'AICI abbia un'opportunità importante, una funzione importante da svolgere nel cercare, come dire, di raccogliere le energie, di vincere una tendenza che è naturale in qualche modo delle singole istituzioni a programmare e a ragionare nell'ambito del proprio segmento visivo, mentre in questo settore, quando noi ci facciamo degli investimenti nelle digital humanities, dobbiamo essere estremamente aperti, dobbiamo immaginare che l'agorà nella quale ci muoviamo non ha confini, non ha neanche più confini disciplinari, quindi è uno spazio nel quale è necessario aprirsi programmaticamente alla collaborazione, intraprendere imprese che trovano co-funding, che trovano risorse condivise con altri partner. Ecco, dal mio punto di vista come osservatore, naturalmente un osservatore superficiale e completo, vedo poco di questo lavoro ancora in giro. Vedo molte attività di digitalizzazione, una parola forse oggi più usata è proprio quella di digitalizzazione, vedo istituzioni, archivi, biblioteche
che hanno fatto un lavoro eccellente di messa in rete delle proprie risorse, ma vedo poca costruzione architettonica tra quelle risorse per cercare di costruire sistemi informativi che consentano all'utente, perché poi l'utente è quello che conta, al cittadino, di navigare tra le risorse delle diverse. Se noi dovessimo immaginare un web senza Google, noi non avremo niente in rete, perché dovremmo immaginare che l'utente che cerca un'informazione che abbiamo al Museo Galileo, sul sito web del Museo Galileo, dovrebbe digitare la URL del Museo Galileo e poi, per vederne una dell'Accademia della Crusca, dovrebbe digitare una URL dell'Accademia della Crusca. Sarebbe un lavoro impossibile, non molto diverso da come si faceva 40 anni fa, quando si andava a leggere un libro alla Biblioteca dell'Accademia della Crusca e un altro libro alla Biblioteca Nazionale o in un'altra istituzione. Ecco, questo lavoro che fa Google, che lo fa con finalità molto diverse da quelle che perseguiamo noi, dobbiamo cominciare in questo ambito, che è l'ambito delle nostre attività, a farcelo da soli. Dovremo cominciare a creare dei sistemi intelligenti di connessione tra i dati, dovremo cominciare a creare non delle biblioteche digitali, ma degli ambienti digitali di ricerca, cioè dei luoghi disseminati in diversi server, distanti fisicamente l'uno dall'altro, nei quali l'utente è in grado di sampicollare, andandosi a trovare le informazioni necessarie, naturalmente sapendo che ne sta fornendo ora questo, ora quell'altro, e così avanti, perché l'identità deve essere mantenuta. Queste sono poche osservazioni, ma credo che la vera sfida oggi non è la digitalizzazione, quella era stata la sfida 10 anni fa, 8 anni fa. Oggi la sfida è la costruzione delle architetture digitali, che è una cosa completamente diversa. Presuppone la prima, perché se non ci sono i dati non si fanno, se non ci sono i mattoni non si costruiscono gli edifici. Ma è una sfida molto diversa e ho l'impressione che con l'impegno e le energie e le competenze che si trovano negli istituti culturali sia l'unica risorsa di questo paese che è in grado di affrontare quella sfida delle digital humanities e di mettersi al passo con quanto si fanno i centri internazionali più avanzati. Grazie a Paolo Galluzzi, direttore del Museo Galileo, e grazie anche per questo ambito di iniziativa che per l'AICI si apre e che sottolinea che è veramente al centro del rinnovamento in corso. Credo che di casa in quest'aula sia il professor Migro, che è qui per i piattini di Prato, ma che credo che sia un valoroso veterano di quest'aula. E adesso passerei la parola al nostro caro amico, il socio, ma che ci è sempre stato molto, veramente molto vicino, Claudio Palazzini, presidente dell'Accademia del Corso. Grazie Valdo. Avete sentito, scusate, proprio oggi ho avuto un abbassamento di voce perché sarà più difficile l'intervento. Avete sentito che fortuna ha avuto la metafora del riarmo culturale, che il professor Galluzzi ora ha trasformato nel riarmo digitale. Anch'io quando ho letto il libro la prima volta sono stato colpito da questa parola, non l'ho sottolineata, e così disperatamente stavo cercando chi l'ha usata per primo. La professor Galluzzi ha detto baratta, però non riesco più a trovarla nel suo intervento. Comunque evidentemente è una di quelle coniazioni linguistiche che hanno successo. Certo, è pacifica, ma esprime probabilmente una volontà combattiva di intervento e una certa vivacità incisiva. Io non ero presente a Trieste e quindi voglio concentrarmi sul libro, anche perché avete visto che il libro spinge a riflettere sul futuro e in qualche modo suscita anche delle inquietudini e dei riferimenti implicitamente polemici. Credo che una cosa si respira nel libro, direi. Il libro, quando è stato pubblicato, stampato, quando c'erano tanto gli interventi sono stati pronunciati e poi fino alla stampa, mi sembra più rassicurante del clima
che si sta respirando in questo momento. E effettivamente, questa è anche un'esperienza curiosa nel leggerlo, vedere quali riferimenti persone che occupavano posti importanti nella politica nazionale sono caduti, quanti restano in piedi. Cioè si potrebbe insomma persino da questo libro valutare un'inquietudine che è legata a queste cose che stanno cambiando, sono cambiate in Italia e che hanno suscitato già accenni preoccupanti di apprensione da parte di alcuni degli oratori che mi hanno preceduto. Il libro, ecco, intanto già l'ha detto Lucio Galluzzi, è dotato di una serie di pagine a colori, di grafici, che fanno il punto sui dati che l'AICI è andata raccogliendo. Sono davvero delle pagine interessanti queste. Per esempio, sfogliandole, guardavo il grafico dell'anno di costituzione degli istituti di cultura e per esempio colpisce la vitalità maggiore evidentemente si ha dal 1975 al 1999, cioè, ci si potrebbe interrogare sulle ragioni storiche che stanno dietro a questi dati, però nello stesso tempo abbiamo ben il 10% degli istituti di cultura iscritti che sono nati nell'Ottocento e l'8% nati prima del 1800, quindi abbiamo quasi un 20% anteriore probabilmente all'Unità d'Italia circa addirittura. Questo fa molto riflettere sulla vitalità di certi anni nel dopoguerra e sulla tradizione storica di istituzioni antiche che sono presenti in Italia. Poi, c'è interessante la distribuzione delle materie, lì avrei qualcosa da dire. Filosofia e religione sono state accorpate, 12 e 5, ci sta dentro filosofia, letteratura, filologia, linguistica e religione. Io volevo individuare le istituzioni di interesse linguistico, è un pochettino difficile, questo potrebbe dire, forse si potrebbe arrivare a un bilanciamento più da bilancino da ora. Ecco, poi un'altra cosa interessante è i servizi erogati dall'ente, perché le due colonne, biblioteca e archivio, sono chiaramente dominanti e naturalmente ci fanno ricordare qualcosa di importante, cioè vuol dire che tutte le nostre istituzioni hanno delle biblioteche, in parte anche antiche, e hanno degli archivi di importanza notevole, l'archivio con addirittura tutti hanno ovviamente dei pezzi unici. E quando si parla di ricchezza culturale, di patrimonio nelle mani delle nostre istituzioni, ecco qui è di assoluta evidenza. Non è un caso che è il punto di forza che ci accomuna tutti, perché uno si può chiedere, ecco, questo libro, tra l'altro, direi che andrebbe letto sempre tenendo in mano quest'altro libretto, che infatti fuori nel bancone sono collocati uno vicino all'altro, ed è l'elenco degli istituti di cultura che Baldo Spini oggi ha detto sono 105, però a pagina 31 del libretto erano ancora 102, quindi sono andati crescendo, quindi continuano, stanno crescendo e sono tanti, cioè non li ricordiamo tutti a memoria ed è estremamente curioso andare a vedere da quali varietà di interessi e di archivi e di biblioteche è composta la nostra comunità, davvero una varietà che poi trova dei punti unificatori, però insomma anche interessante non soltanto fare la rete informatica, che poi non è una cosa facile perché ahimè i motori di ricerca sono già stati fatti, è difficile soppiantarli se alla fine magari di europeana, no? Certamente la prima cosa è conoscerci per noi, questo probabilmente è molto rilevante. Io non parlerò dei collaboratori perché non voglio entrare in argomenti di natura economica, però naturalmente oltre a nel campo dei dipendenti e collaboratori, oltre a essere importante la colonna degli amministrativi per forza, perché se uno non ha gli amministrativi non li
riesce a tenere in piedi l'Accademia, e l'Accademia è un istituto di cultura, però naturalmente archivisti e bibliotecari fanno parte del Leone in corrispondenza con l'importanza di archivi e biblioteche. Ora, a parte queste tabelle didattiche, sono molto interessanti, che fanno riflettere, il libretto è anche più interessante di quanto si può prevedere, voglio dire, nel senso che gli atti di convegni spesso non sono una letteratura amena, hanno elementi di natura un po' ripetitiva, hanno le parti di circostanze, i saluti, eppure in questo libretto trovate tante pagine che sono di stimolante e bruciante attualità, anche indipendentemente dalla svolta più preoccupata che i temi di cultura possono aver preso negli ultimi mesi. Perché, ecco, a cominciare dall'intervento di Baratta che si citava prima, e trovate per esempio il tema. Per esempio, il rapporto, ecco, intanto tratta tutta una parte quasi ironica sul concetto di cultura. Ecco, il concetto di cultura, l'estensione del concetto di cultura in senso antropologico, per esempio il fatto che la cultura sia arrivata a comprendere l'elemento gastronomico. Non vorrei adesso dire una sciocchezza, forse all'Aici non ci sono ancora iscritti. Però è un settore più nuovo. E non è detto che, certo, anche se Baratta ironizza un pochettino su questa estensione indiscriminata del concetto di cultura, però di fatto è così, in senso antropologico. Poi c'è tutto il rapporto di identità locale, di identità nazionale e di identità europea, quindi tutto il tema, che cosa vuol dire essere un istituto di cultura di un certo posto, di una certa zona, radicato in un territorio, e che cosa vuol dire confrontarsi con una dimensione che va oltre, che è quella europea. E questo tema emerge in molti di questi interventi, uno dei passaggi naturalmente cruciali. Ora, a un certo punto, leggendo questi interventi, dove c'è naturalmente il rapporto, qui si è ancora accennato ora, con l'università, per esempio qui si parla delle borse di studio, c'è una lamentela proprio non vanto sul fatto che le borse di studio elargite, erogate dal Istituto di Cultura non abbiano abbastanza valore per il curriculum universitario, ma in realtà un pochettino ce l'hanno, se lo riflettendo, no? Cioè, probabilmente che ci sono certe figure che non possono essere istituite negli istituti di cultura, per esempio gli assegni di ricerca, che sono legati a enti di ricerca o università. Però, ecco, addirittura mi sono interrogato in relazione al lavoro del professore universitario, quando capitano nel curriculum questi periodi di formazione di studi di cultura, mi sono chiesto come li ho giudicati, cosa hanno fatto, eccetera, eccetera. No? Questo è ovviamente un tema molto interessante, anche se non dobbiamo poi portarlo, come dire, in una rivendicazione troppo meccanica, però certamente è un tema delicato. Poi a un certo punto la mia attenzione, come inevitabile, è scivolata verso i temi della lingua. No? Perché dunque? Io non ero presente a Trieste, perché non c'era un intervento diretto sui temi della lingua, c'era la dottoressa Cialdini, che è qui presente, che è qualificata secondo la tua definizione, come hai detto, manager di formazione. Questo è interessante, manager di formazione. L'Accademia hanno bisogno di manager che gestiscano il futuro delle Accademie stesse. Però la dottoressa Cialdini non è intervenuta, se non anche con i suoi interventi nel libro, ma non è intervenuta tanto su temi linguistici, ma su temi addirittura informatici. Non è un caso, perché la conosca
luogo in cui la formazione dei nostri giovani in relazione alla codificazione dei testi, alla marcatura dei testi, a cominciare dalle 5 busche, eccetera, eccetera, ha avuto molto spazio, perché è intervenuta su questo. Però mi sono chiesto, ma visto che non c'era un avvocato d'ufficio che parlasse di lingua, cosa hanno detto i presenti sul tema della lingua? Devo dire che mi sono abbastanza incuriosito e divertito, perché per esempio uno dei primi accenni al tema della lingua che viene fuori qui è quello di Giampaolo D'Andrea, capo gabinetto del ministro Franceschini, non se ricordo bene, ecco che e però quando vanta una lingua internazionale da difendere, e questa lingua è il latino, quindi c'è una pagina qui in cui si dice che ha rinnovato interesse per il latino, si dice tradurre eccetera eccetera, no? Quindi invoca attenzione maggiore al latino. Certo, il latino, questo è giusto, perché probabilmente in quegli archivi di cui parlavamo, una buona parte degli archivi dei nostri libri antichi sarà in latino, però qui l'interesse per l'italiano non c'è. Poi ho ritrovato il tema della lingua. Vincenzo Grassi dell'Istituto Europeo, e questo è abbastanza curioso perché mi ha colpito, perché per quanto ne sapevo la lingua italiana nell'Istituto Europeo non è una lingua di battaglia, credo che facciano tutti i corsi in inglese, credo, no? Ma qui esce invece il tema dell'italiano come impianto del periodo in cui gli sceneggiati degli anni 60 televisivi mettevano in scena in televisione i classici italiano straniero, oppure il commissario Maigret con Gino Cervi, cose di questo genere, erano preceduti da un riassunto che era un modello di buona lingua italiana caratterizzato da una corretta fraseologia con avverbi del tipo altresì, nonché oggi in disuso totale. E sono incuriosito perché nemmeno il presidente della Prusca, per la verità, ha tanta nostalgia per l'italiano nel tempo di altresì nonché, no? Quindi che dall'Istituto Europeo appunto venga questo interesse per l'italiano è una buona cosa. Ancora il tema della lingua italiana l'ho ritrovato in Diego Marani, ecco, che è coordinatore della politica culturale Servizio Europeo di Azione Esterna. Ecco, qui ho trovato una spiegazione che non conoscevo, cioè lui fa un confronto tra l'articolo 169 del Trattato di Lisbona e l'articolo 167, facendo vedere come i due articoli, adesso non entrando in dettaglio, eventualmente questa è a pagina 91, avete tutti i libri, potete andare a rileggere, in sostanza siano in contraddizione, cioè uno di questi articoli impedisce all'Unione Europea di occuparsi della cultura perché la cultura è nata delle nazioni, ma poi improvvisamente l'altro articolo apre degli spazi in cui ci si può occupare di cultura, e evidentemente c'è un segno di contraddizione tra questi due articoli. Il tema della lingua poi viene introdotto da Diego Marani in risposta a Loredana Cornero, che era anche presente. Loredana Cornero che è la rappresentante della radio televisione italofone. Ecco, però il punto d'arrivo di Marani non è poi tanto favorevole alla lingua, perché alla lingua italiana, perché in sostanza dice che una cultura che insomma poco importa la lingua che usiamo, importano i valori delle idee, quindi la lingua non è un elemento così importante, e semmai, dice lui, l'ideale è soltanto la lingua internazionale, quindi prendiamocelo questo inglese, ma il nostro, non quello che parlano loro sarebbero gli anglofoni nativi, non l'inglese britannico, ma l'inglese nostro, gli stranieri, quello sbagliato,
senza mai essere la terza persona, quello che parliamo tutti e in cui ci capiamo benissimo. Con questo messaggio un po' dissacrante e provocatorio chiudo il mio intervento. Non ho capito se l'applauso era a Magani o a me. Ecco, però siete proprio sicuri che per un dialogo culturale di qualità, quando vedi un inglese che manca addirittura della S della terza persona, che è anche uno che fa un anno di inglese e viene paradossale. Cioè vogliamo comunicare con questo tipo di linguaggio, siamo certi che sia così, o questo non è un impoverimento eccessivo. Io francamente trovo piuttosto stravagante una tesi di questo genere, anzi, mi piacerebbe discuterla perché la ritengo del tutto sbagliata. Non credo che il Globish sia il miglior modello di lingua da proporre agli istituti di cultura italiani ed europei per il loro scambio. E adesso mi avvio a chiudere rapidamente. C'era ancora una cosa di Marani che mi aveva colpito, la questione del papismo malasalto, cioè la questione per cui i finlandesi ancora un po' non volevano entrare nell'Unione Europea perché avevano paura dei papisti. Un salto a questo argomento che è diverso, anche se credo che a Valdo mi interesserebbe. E invece anche Valdo nel suo intervento tocca il tema della lingua, lo tocca in modo diverso, perché per esempio cita quel dato, lo attribuisce a me, ma in realtà è il ministro degli esteri, insomma, vice ministro Giro, che ha insistito molto su questo, cioè che l'italiano è la nostra lingua più studiata, non parlata ovviamente, ma studiata al mondo, eccetera, eccetera. E tu levi questo tema della, chiamiamola, identità italiana, anche se identità è una di quelle parole che sono sottoposte a revisione attenta, direi a processo all'interno del libro, e tu citi la questione della regione cui, della regione, meridionale, la questione di Gaeta, ecco, questo esattamente. E su questo mi permetto di rapidamente di raccontare un aneddoto. Sapete che nel sito della Crusca c'è il tema del mese, che è un po' quell'articolo di fondo in cui la Crusca interviene su argomenti d'attualità. A luglio, credo, sì, qualche mese fa, insomma, il tema del mese fu dedicato a un evento che si era svolto così. Davanti a un tribunale delle Marche si presentano come imputati di un processo di droga dei napoletani e dichiarano di fronte al tribunale di non poter essere processati in un tribunale in italiano, perché loro non sono italiani, ma sono napoletano. La giudice, diciamo, del Marche, come ho detto, nomina un interprete, prendendolo tra un avvocato che è napoletano presente, quindi non con particolare titolo di qualificato, e il processo si svolge. La notizia viene riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, che racconta l'episodio così come è avvenuto, ma conclude dicendo, dice, l'unica cosa bella di tutto questo è che abbiamo la prova che il napoletano è una lingua antichissima che è stata sradicata dai piemontesi quando hanno unificato l'Italia, bellissima, eccetera, eccetera. Allora, sia come presidente della Crusca sia come piemontese mi sono un po' seccato e ho fatto un articolo molto duro in cui ho dimostrato corbellerie enormi, che lì tra l'altro si diceva che il napoletano aveva parlato già al tempo di Federico II, allora Federico II di Svevia stava in Sicilia, sicuramente non usava il napoletano, semmai naturalmente il siciliano. Ma in quel mio intervento polemico era concluso da una battuta di questo tipo. Spero di aver sradicato questa bufala, così come il mio collega e amico Alessandro Barbero, lo storico, ha sradicato la storia della fortezza di Finestrelle col genocidio di decine di migliaia di ufficiali
borbonici. Bene, la cosa divertentissima fu che la polemica che si scatenò, perché la gente può scrivere nel sito, non fu contro il mio intervento, che tutto sommato, salvo qualche piccolo sbandamento che arrivava dal Friuli, un po' dal Veneto, tutto sommato fu accettato anche dai meridionali, ma si scatenò furiosamente attorno alla questione storica del genocidio a Pennistrelle. Questo fa riflettere, come tu hai citato, la storia di Gaeta, sulla identità debole degli italiani e sulla loro rapidità nel riaggrapparsi a particolarismi, a divisioni di questo tipo. Ecco, tutte cose che ovviamente in una visione come quella dell'AICI, che unisce gli istituti di cultura in una rete che deve collaborare, naturalmente non solo non hanno senso, ma probabilmente vengono superate, e questo ci aiuta a avere davvero una sinergia, una collaborazione attiva e utile. Grazie. Io rivendico che proprio l'Unità d'Italia ha fatto togliere gli olandesi, francesi dal culto e ha portato l'italiano, quindi dobbiamo ricattare queste cose che vedete. Bene, adesso diceva Paolo Barruzzi che poi c'è un problema evidente, cioè quello dei bilanci, delle sostanze, del modo di essere dei nostri istituti, e credo che veramente abbiamo la persona adatta per parlarne, cioè che Irene Sanesi, a cui poi va anche il nostro ringraziamento perché sul territorio presiede l'Opera Santa Croce e poi presiede il Pecci che domani ricorda i suoi 30 anni. Prego. Grazie Presidente, anche per avermi chiamato a commentare questo lavoro che è stato presentato a Trieste, tra l'altro molto interessante proprio perché parte da una fotografia. Buonasera a tutti. La mia è un intervento tecnico, perché poi, come dire, avevamo un po' anche condiviso questo con Valdo, cioè l'idea di entrare nello specifico rispetto a due temi importanti. Il primo è il tema della sostenibilità e quindi anche poi conseguentemente della rendicontazione e di come i nostri bilanci, per quanto magri ci possano apparire, è importantissimo in qualche misura raccontarli e cercare di farlo usando degli indicatori che non sono soltanto quelli numerici, quantitativi, ma anche quelli qualitativi, che misurino in qualche maniera e possano dare conto anche delle azioni e anche della creazione di valore culturale delle nostre istituzioni. L'altro aspetto potrebbe essere, diciamo, nel solco degli interventi che mi hanno preceduto, definito quello del riarmo fiscale. Credo sia fondamentale oggi per le nostre istituzioni affrontare il tema della riforma del terzo settore e di quello che è l'impatto che ha e avrà sulle nostre istituzioni. Ed entro nel merito rispetto a 4 punti. Il primo è un punto, credo, che ci riguarda direttamente perché chi ha avuto il tempo, la voglia di leggerla, questa riforma che in parte è già in vigore, in parte stiamo aspettando ancora i numerosi decreti attuativi, potrebbero essere in tutto 42, ne sono usciti poco meno di 10, si comprende molto bene che al tavolo della discussione, così come non sono stati chiamati, lo dico, i dottori commercialisti, io faccio parte anche di un gruppo di lavoro al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che si chiama Economia e Cultura, appunto, non sono stati chiamati neppure gli istituti culturali, gli enti che appartengono appunto al mondo della cultura. È una riforma quindi che in qualche misura ci arriva e probabilmente in qualche maniera ci mette anche profondamente in discussione. Perché intanto abbiamo la necessità di comprendere se stiamo dentro questa riforma oppure ne rimaniamo fuori. Perché la norma, il decreto che è uscito più o meno un anno fa, agosto del 2017, 112, di fatto individua tutti quei soggetti che rientrano in quelli che da ora in poi si chiameranno enti del terzo settore, ETS, e tutti quegli enti che invece ne staranno fuori. L'articolo 4 ne elenca
una serie che ha quindi un elenco tassativo insieme ovviamente ad alcune istituzioni che, come dire, forse ci immaginavamo, come i sindacati, come le formazioni politiche, quelle di categoria, stanno fuori, dice l'articolo, anche tutti quegli enti sottoposti a direzioni di coordinamento o controllati dagli enti precedenti, in primis dagli enti pubblici. Quindi la prima cosa che dovremo verificare è la nostra fondazione. L'indagine ANCI ci racconta che il 40% degli associati sono fondazioni, con invece una minoranza, un poco più del 20% di associazioni e poi enti, diciamo, giuridicamente diversi, enti morali, eccetera. Quindi la prima domanda che dovremo porci è: il nostro ente, fondazione, associazione, quant'altro, può rientrare in caso di esclusione dell'appartenenza al terzo settore? Questa credo sia la prima domanda, quando rientreremo nelle nostre istituzioni, che dovremo porci, perché a questo punto, se noi siamo fuori, appunto Valdo citava anche, diciamo, i miei due ruoli istituzionali, per esempio il Centro Pecci, che è gestito da una fondazione per le arti contemporanee toscane, fondata dal Comune di Prato, sostenuta da due enti pubblici, il Comune e la Regione, rientra per esempio in uno di questi casi di esclusione. E quindi stare al di fuori della riforma del terzo settore significherà per noi, da un punto di vista amministrativo, gestionale, contabile, separare da un punto di vista proprio contabile le attività no profit, non commerciali, da quelle invece di natura commerciale. Quindi per un centro come il Pecci o per un museo i biglietti d'ingresso hanno natura commerciale, le sponsorizzazioni hanno natura commerciale, tutti quelli che possono essere servizi rilevanti ai fini commerciali hanno questa natura, tutto quello che invece riguarda contribuzione pubblica, contributi delle fondazioni bancarie, erogazioni liberali, rimangono al di fuori di questa sfera. Ma capite che magari oggi questa attenzione non c'è, domani dovrà esserci. Se invece la nostra istituzione apparterrà agli ETS, quindi agli enti del terzo settore, a questo punto dovremo capire rispetto a quale regime fiscale probabilmente ci potrà essere opportuno, per chi non ha bilanci elevatissimi, per esempio sotto i 220.000 euro, scegliere dei regimi forfettari che sono estremamente vantaggiosi. E quindi, come dire, si imporranno delle scelte. Si imporranno delle scelte che avranno un impatto importante anche per quelle che saranno altri aspetti. Gli aspetti, per esempio, del fundraising, che è uno dei temi che sta molto a cuore al Presidente Spini e sta molto a cuore a tutti noi, perché far parte degli ETS, degli enti del terzo settore, significherà accedere al regime delle agevolazioni previste per questi enti, che di fatto rifonda e riforma il cosiddetto decreto della Tridani Novelli, che era uscito nel 2005 col decreto competitività e che aveva introdotto per la prima volta in Italia le erogazioni liberali anche in natura. Quindi mentre fino a quel momento in natura potevano essere solo le sponsorizzazioni, dal 2005 anche le erogazioni liberali diventavano sia finanziarie che tecniche, cioè in natura. Ecco, la riforma, di fatto non la apro da questa legge, ma poi alla fine la conseguenza è questa, e all'articolo 83 prevede che per gli enti del terzo settore che riceveranno erogazioni liberali da privati, quindi quello che si chiama il private fundraising, il privato potrà ottenere una detrazione IRPEF del 30%, che sale al 35% per gli organismi di volontariato, mentre se è un'impresa, quindi il cosiddetto corporate fundraising, avrà una deducibilità pari fino al 10% del reddito. Quindi nella capienza del 10% del reddito, quell'impresa potrà fare erogazioni liberali alla mia istituzione culturale e io potrò certificargli o la detrazione IRPEF o la deduzione IRES, quindi la deduzione dal reddito. Ma ci sono altri due aspetti importanti, insieme al tema appunto che abbiamo citato del star dentro o star fuori la riforma, oppure e anche il tema fiscale del fundraising e delle liberalità. C'è il tema anche di quello che può essere una nuova veste giuridica, perché la riforma sana, va detto, un'anomalia che era presente fino a quel momento. Cioè, mentre il codice civile
prevedeva già da tempo le cosiddette trasformazioni eterogenee, per cui sono un'associazione, mi trasformo in una società di capitali, non prevedeva le cosiddette trasformazioni omogenee, cioè sono un'associazione, divento una fondazione. E quindi questo, capite, può essere, poteva essere un problema, soprattutto oggi, post riforma, quando l'importo del patrimonio minimo, del fondo di dotazione minimo, viene stabilito appunto dalla legge, dal decreto che riforma il terzo settore, per cui per le associazioni sarà 15.000 euro, per le fondazioni 30.000 euro, mentre fino ad oggi ogni, diciamo, c'era una certa discrezionalità che dipendeva da regione a regione, per cui se chiedevo il riconoscimento della personalità giuridica in regione toscana, per esempio, fino a qualche anno fa non c'era nessun tipo di tetto e dipendeva dall'attività esercitata dalla nostra istituzione, per le associazioni, per le fondazioni orientativamente chiedevano almeno 50.000 euro, mentre oggi, diciamo, in regione toscana viene richiesto un fondo di dotazione di 20.000 euro per un'associazione e 50.000 euro per una fondazione. Da domani sarà una norma uguale per tutta l'Italia, quindi non ci saranno più queste differenze, lo stesso valeva per le prefetture, la pratica del riconoscimento per gli enti la cui influenza non era solo regionale ma era nazionale, e soprattutto toccherà ai notai e sarà loro cura in qualche misura espletare tutta la pratica, quindi non si dovrà più passare dall'istruttoria che fino ad oggi era gestita dagli uffici delle persone giuridiche delle prefetture e delle regioni. Quindi questo è una novità interessante nell'ottica soprattutto anche non solo del riconoscimento della personalità giuridica per tutte quelle associazioni che magari non ce l'hanno ancora, ma anche in ipotesi appunto di trasformazione all'interno sempre del grande mondo del no profit. Quarta considerazione, il tema del lavoro, che poi è il tema clou legato anche a questo quaderno, diciamo, su cui poi ho dato il mio contributo per quanto riguarda, diciamo, un po' una lettura, un'osservazione di questa fotografia che AICI ha fatto nei confronti delle sue associate. Il tema del lavoro è un tema centrale, non soltanto per tutte le considerazioni che sono state scritte, sono state svolte anche da chi mi ha preceduto, anche dall'intervento appunto di Musetti per appunto la voce, dare voce agli altri 35, ma perché anche in questo caso le argomentazioni che riguardano il tema del lavoro sono varie. Allora, la prima è il tema del contratto. Qua troverete in questi atti un intervento anche molto interessante proprio che riguarda, se vogliamo, forse in una miriade, credo siano oltre 2000 le tipologie di contratti collettivi di lavoro, che però nascono nella storia industriale dell'Italia, nella storia produttiva. La cultura di nuovo è stata un po' la cenerentola, tant'è che ancora oggi la maggior parte dei nostri istituti culturali adottano il commercio come tipologia contrattuale e, come dire, probabilmente non è proprio lo strumento, il contratto più adeguato. Qualcuno adotta Federculture, che per certi versi, nella nota anche di commento che viene fatta, per alcuni può essere un po' troppo costoso. Comunque Federculture è un contratto molto ampio, dove dentro c'è lo sport, c'è la pubblica amministrazione, quindi non soltanto le istituzioni culturali. E allora la provocazione potrebbe essere, chissà, magari grazie al lavoro che AICI sta svolgendo, potrebbe essere opportuno in una evoluzione dalle digital humanities al tema della lingua e poi arrivando al lavoro, pensare di aggiungerne un altro nella già moltitudine di contratti, come hanno fatto 10 anni fa le fabbricerie italiane. In fondo, se ci pensate, sono un po' come i denti, però 10 anni fa decisero di portare al tavolo della trattativa antisindacale la costituzione di un loro contratto. Perché questo può essere da un lato una provocazione, da un lato uno stimolo? Perché credo che la tipizzazione delle nostre istituzioni non può essere soltanto risolta attraverso lo smart working, che è uno strumento trasversale ai vari contratti di lavoro, ma probabilmente ha bisogno di una revisione identitaria
più forte. E infine, sempre in qualche misura leggendo, diciamo, con una velina il tema del lavoro con la riforma del terzo settore, questa riforma traccia una linea di demarcazione nettissima rispetto al lavoro, chiamiamolo così, forse impropriamente, del volontariato, dei volontari. Per cui la riforma dice: il lavoro del volontario deve essere tale. Quindi sono finiti i tempi nei quali magari il nostro dipendente part-time, per passione, per dedizione, si tratteneva un'ora in più, due ore in più presso la nostra istituzione culturale, perché a quel punto dovremo fare una scelta di campo. Chi avrà un qualunque tipo di lavoro, quindi dipendente ma anche autonomo, il commercialista che magari veniva pagato per la sua attività e poi faceva anche altre cose a titolo totalmente gratuito, ecco, questo nella lettura della riforma appare chiaramente non più possibile. E quindi questa è una riflessione importante da riportare, no? Poi all'interno delle nostre istituzioni il lavoro del volontario viene in qualche misura premiato stabilendo un rimborso spese giornaliero pari a un massimo di 10 euro, sempre ovviamente rimborsando le spese documentali, del treno, del pranzo, quindi sempre comunque con una documentazione riguardo a questo rimborso, fino a un massimo di 150 euro al mese. Per cui da un lato si riconosce una premialità che non è solo la gratificazione, diciamo, di collaborare con un'istituzione culturale, dall'altro però si mette, come dire, questa barriera rispetto, credo, almeno per quella che è un po' la mia esperienza, a tantissimo tempo che magari molti dei nostri dipendenti, collaboratori a vario titolo, a progetto, come erano i collaboratori coordinati e continuativi, con partita IVA, quindi lavori autonomi, a tanto tempo che magari molte di queste persone hanno dedicato alle nostre istituzioni al di là appunto del rapporto mero di lavoro. E credo e concludo che l'incontro del 17 ottobre prossimo che stiamo organizzando a Roma con il presidente Spini possa essere una tappa intermedia di questo percorso che poi vedrà anche l'assemblea del 2019, e sarà un incontro che vuole portare sul tavolo delle istituzioni culturali l'attenzione a un altro, diciamo, un altro strumento importantissimo della riforma del terzo settore, che sono le reti associative. Le reti associative di fatto che potranno quindi costituirsi anche fra enti magari affini per DNA, ma diciamo anche se vogliamo diversi per provenienza, per storia, quindi noi come ANCI abbiamo valutato l'opportunità di essere un po' i primi a farsi portavoce della creazione di reti, perché saranno importanti. Forse ancora non se ne è accorto nessuno, ma nel momento in cui partirà a tutti gli effetti il registro unico del terzo settore e la riforma sarà attuata in tutte, diciamo, le sue declinazioni, potrà essere, se esiste, la rete a svolgere quella funzione di lobby in senso positivo, visto che al tavolo della riforma del terzo settore la cultura, l'abbiamo detto all'inizio, non c'è stata, ma anche di linee guida e soprattutto di controllo, perché altrimenti questo controllo, non dimentichiamocelo, arriverà da parte del Ministero del Lavoro, quindi nemmeno da parte del MIBAC o del MIUR, ma da parte del Ministero del Lavoro, che sarà l'ente pubblico deputato appunto a fare tutti i controlli, a partire da quelli sui nostri bilanci. E quindi sicuramente, se riusciremo ad attrezzarci per la costituzione di una rete, credo che potremo sicuramente portare finalmente la nostra voce laddove è opportuno farlo, cioè nelle stanze dove poi si prendono le decisioni. Grazie. Grazie per questo intervento, che penso arriva in conclusione, ma solleva veramente una serie di interrogativi, anche operativi per noi, cioè se candidarci a essere rete associativa o meno. E questo credo che sia un compito che affronteremo nelle prossime settimane. Diciamo la verità, questa legge tutti l'abbiamo in qualche modo rimossa, no? Pensando che non sarebbe mai arrivata, e invece è arrivata. Può anche essere che ne siamo fuori, una parte di noi fuori, che sia conveniente stare fuori e così via.
però credo che sia qualcosa che vada assolutamente presa in considerazione. Non voglio rivelare conversazioni private, ma quando sono andato a trovare il ministro dei beni culturali Bonisoli, era anche lui molto preoccupato di cosa sarebbe successo ai beni culturali e alle istituzioni culturali con questa legge. Quindi credo che la nostra iniziativa del 17 ottobre sia molto tempestiva, vediamo cosa farne uscire e certamente questo sarà uno dei temi che dobbiamo affrontare nel prossimo periodo. Poi diciamo c'è il tema che è stato sottoccato da Irene delle agevolazioni fiscali, per esempio il 5 per 1000 spesso funziona bene nelle nostre istituzioni, ma diciamo situazioni tipo l'arte bonus non sono concepite dalle istituzioni culturali e forse sarebbe una battaglia da fare a vedere se potesse essere esteso, ma non voglio portare tempo, sono temi che cercheremo di approfondire. Bene, noi abbiamo in qualche modo fatto una presentazione dell'AICI a Firenze in Toscana. Questa presentazione ha avuto successo per gli oratori che sono susseguiti, che ringraziamo, ma anche per il pubblico così qualificato che è venuto. E credo che sia un po' lo slancio per poter svolgere a Firenze nel 2019 la nostra successiva conferenza, senza sminuire affatto quella che andiamo a affrontare, che mi sembra di grande peso. Ci sono naturalmente istituzioni culturali così importanti, così dotate, non voglio fare nomi e cognomi, ma sono anche presenti qui, che forse non hanno nemmeno bisogno di un'associazione, quindi è tanto più rilevante che ci partecipi e che diano il meglio di loro stessi per l'associazione. Ma sono assolutamente convinto che per la maggior parte delle fondazioni degli istituti culturali una difesa singolarmente intesa non ha senso, non ha poco. È solo attraverso la capacità di fare rete e quindi di poter ampliare la conoscenza e la condivisione della cultura che ci si può rinnovare ma al tempo stesso ci si può difendere. Credo che questo sia un po' il messaggio che esce fuori anche oggi, che ci accompagnerà nelle prossime scadenze, tenendo conto che probabilmente se non ci fosse stato questo momento associativo, quella che era la situazione del 2013, cioè a dire un contributo totale alle associazioni che era meno della metà di quello del 2008, che ci avrebbe portato alla costruzione di media in molti aspetti, sarebbe stato in qualche modo irreversibile. Credo che avere, a cominciando da Torino, che qui sia Giusto Muzzi, avere presentato all'opinione pubblica, al governo, alle istituzioni, questa realtà sia stato importante. Certo, a noi, il pubblico, noi non possiamo presentarci come istituzioni polverose, come istituzioni che riguardano il passato, il volto rivolto al passato, ma come componenti di una nuova identità, perché l'identità ce n'è bisogno, ma non può essere soltanto l'identità del particolarismo, della frammentazione, ma deve essere una ricomposizione anche di questa identità italiana all'interno di un'identità europea, e solo la cultura può guidare in questa direzione. E credo che questo sia il compito.